È tornato con tantissima partecipazione l'appuntamento con la festa del fungo e della castagna al Vivo d'Orcia. Dopo lo stop legato alla pandemia, era attesissimo il ritorno di questa speciale festa che, come ogni anno, è particolarmente vissuta. Come da programma, la sagra ha animato il borgo tra la Val d'Orcia e Lamiata per due weekend consecutivi, riscuotendo un successo mai visto. Con questo speciale evento è tornato anche il Palio del Boscaiolo, giunto alla sua 20ª edizione, che ha coinvolto tantissimi giovani che hanno lavorato e partecipato alla realizzazione di questo grande classico tra le sagre autunnali senesi. Un'edizione che ha messo in scena uno spettacolo sempre più appassionante, dove la sfida tra i due rioni di Caselle e Pian delle Mura è stata estremamente avvincente e dove i ragazzi hanno svolto un ruolo fondamentale, da collante tra tradizione e future generazioni. Vai! È partito il taglio del Ponte Grande. 40 centimetri di tolleranza, più o meno 3 centimetri, sostanzialmente in parità i due rioni, i due competitori. Leggermente davanti Pian delle Mura, Caselle subito dietro. Pian delle Mura ha tagliato il primo tronco, Caselle subito dietro. A vincere l'ambito palio è stato il rione giallo-verde di Caselle, che nel minor tempo e con maggiore precisione ha creato delle sedie e dei piatti dai due grandi tronchi messi a disposizione per ciascuna contrada. Allora, Caselle vince anche questo Palio del Boscaiolo, una bella emozione. Molto contenti, soprattutto per questi ragazzi, che ci sono dei ragazzi nuovi. E per me è sempre un piacere. Poi quando si vince siamo sempre indietro con le vittorie, ma è un piacere, grazie di tutti, a tutti. Dopo la pandemia anche il Vivo è tornato a celebrare la propria festa. Infatti anche, guarda, è venuta anche una bella festa e il Palio del Boscaiolo è meraviglioso, con tutto sto pubblico. Bene, grazie mille. Fabio, torna il Palio del Boscaiolo, è tornato dopo la pandemia, comunque una bella festa per il Vivo d'Orcia. Sì, è una festa bellissima, siamo contenti. Per noi è una gioia, ci sentiamo un po' come liberati di aver ripreso la nostra vita normale e averla presa così, insomma, col cuore, con le nostre tradizioni, è stato bello, importante e emozionante. Sentite la voce, che non ce l'ho più perché ho fatto il tifo per le contrade. Poi c'è anche la competizione, che è comunque una sana competizione. Sì, è una competizione bella, perché poi ci vogliamo bene, siamo amici, non abbiamo mai litigato. Chiaramente quando siamo lì, è stato proprio un palio col sangue, perché due persone si sono tagliate, per fortuna niente di che, però è una gara dura veramente, richiede un allenamento, insomma, veramente ragazzi si sono impegnati tanto, è una bella cosa. Luca, anche quest'anno lo speaker ufficiale del Palio del Boscaiolo, che torna dopo la pandemia, una bella festa per il Vivo. Grazie Matteo, una cosa va, ve l'ho detto prima, ho provato a raccontarvelo, questo palio è un pezzo della nostra storia e siamo stati fermi 2 anni, è stato un momento difficile per tutti, anche per questa comunità, però l'avete visto oggi, qui c'è tanta gente, per noi è una soddisfazione incredibile. Poi c'è stata la competizione, perché la competizione è vera, però poi c'è sempre l'amicizia e la volontà di promuovere un territorio che è bellissimo, e oggi il Vivo, come dicevo prima, era stupendo perché c'era tanta gente. Io mi auguro tutto l'anno, perché noi a questo territorio li vogliamo bene, vogliamo che abbia un futuro. Grazie mille, grazie a tutti voi. 20° Palio del Boscaiolo, vince il rione Caselle, giallo e verde, che si insegna, che gli viene assegnato per il secondo anno consecutivo il Palio del Boscaiolo. Ma un grazie a tutti i competitori.